L'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino conferisce la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato in ricordo dei fatti accaduti in questa città il 2 marzo 2003 e facendo memoria del sacrificio del sovrintendente capo della Polizia di Stato Emanuele Petri, medaglia d'oro al valore civile e vittima del terrorismo. Per tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato impegnati quotidianamente nel garantire a tutti il bene prezioso della sicurezza dei cittadini castiglionesi e di tutto il territorio italiano. Ispirandosi a valori quali onestà, impegno sociale civile, senso del dovere, disciplina, tenacia, senso di giustizia, la Polizia di Stato negli anni ha scritto pagine di eroismo ed incondizionata dedizione al bene comune. L'ho firmato io, ma la firma è della città di Castiglion Fiorentino per intero. Grazie. È il prefetto Alessandro Panza, capo della polizia, a ricevere dalle mani del primo cittadino di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, la cittadinanza onoraria di Castiglion Fiorentino a nome della Polizia di Stato. Il 2 marzo del 2003, quando il sovrintendente Petri venne ucciso dalle BR, Panza ricopriva un incarico nella Polfer e si precipitò alla stazione di Castiglion Fiorentino. Io ho ricordato quello che è accaduto 13 anni fa e ne vivo anche un'emozione personale, una preoccupazione personale perché nei primi momenti non avevamo chiarezza di quello che era accaduto, non avevamo sicurezza di quello che stesse accadendo. Poi abbiamo riordinato l'idea, ho messo insieme le risorse investigative, inquirenti della magistratura ed è stato in qualche modo dato il colpo definitivo alle Brigate Rosse. Panza parla poi con i giornalisti anche dell'allarme terrorismo e si sofferma sui fenomeni di microcriminalità. Gli allarmi, le bande che partivano armate per venire a fare gli attentati, ne sono state segnalate su tutti gli organi di stampa decine, decine e decine. Non sono successi gli attentati, quindi il livello di sicurezza è molto elevato. L'allarme è elevato, ma è pari alla nostra attenzione. I nostri sistemi di sicurezza che riguardano l'intelligence, che riguardano le forze dell'ordine, svolgono un lavoro al massimo livello possibile. C'è un grosso allarme della popolazione rispetto alla cosiddetta microcriminalità, che però micro forse non deve essere considerata. Che messaggio si può dare ai cittadini? Uno, noi non l'abbiamo mai considerata microcriminalità. Due, che i reati sono diminuiti e so che purtroppo la percezione non è tale perché non corrisponde un segnale adeguato di serenità, di tranquillità nei cittadini in ragione di quello che è l'impegno che stiamo mettendo in campo. Quello che possiamo dare ai cittadini è assicurargli che noi ci metteremo ancora più impegno, devono stare più tranquilli perché i fenomeni si stanno ridimensionando, la realtà è sicuramente più complessa rispetto a quelli di 10 anni fa, ma come 10 anni fa era più complessa di quelli dei 10 anni precedenti ancora e cerchiamo noi di fronteggiarla con una grande capacità di analisi dei fenomeni e mettere in campo le risorse necessarie per fronteggiare i fenomeni man mano che si presentano.